Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Quando mi vedete struccata significa solo una cosa: make-up tutorial. E sono tornata con una nuova collaborazione, sempre con Paola Gattaluna Kimono Blu, che ovviamente vi lascio tutti i suoi link qua sotto, sia di Instagram che di YouTube. Abbiamo già fatto una collaborazione, vi ho parlato un po' di lei nell'altro video che vi lascio qua nelle schede. Paola è una persona meravigliosa, vi consiglio di seguirla perché ve ne innamorerete dal primo video che vedrete di lei, qualsiasi video. E io la adoro, è una persona squisita. E il tema di oggi abbiamo deciso appunto di scegliere sempre di partire dalle cose che abbiamo in comune e quindi faremo una sfida, diciamo, con lo stesso brand, con la stessa palette, anche se diversa, però con colori diversi. Siamo concentrati su Pat McGrath. Io ho questo dai toni un po' più caldi, vedete, e si chiama Eye Ecstasy Sublime. Sono 5 colori e appunto i nomi sono scritti qua dietro. Non so se riuscite a vedere, però insomma qualcosa. E io diciamo che la penso come Paola, cioè riguardo questo packaging, per quello che costano le palette di Pat McGrath, queste sono quelle che costano di meno ovviamente, che sono più diciamo abbordabili da tutti, mentre le altre dovete venderne un rene praticamente. E niente, quindi il packaging mi sembra alquanto scarso. Paola dice che sembrano provette da laboratorio e in effetti è così. Però la qualità dovrebbe essere buona. Dico dovrebbe perché l'ho comprato ormai quasi un anno fa con la pandemia e con altro. Non mi truccavo e se mi truccavo sceglievo palette con le quali già mi trovavo a mio agio. Comunque direi di iniziare. Allora, come vedete, sono tutti shimmer, cioè non c'è un opaco, quindi io mi appoggio, diciamo, mi aiuto la palette di Clio, la First Love, che ormai conoscete a memoria, ve ne ho parlato trilioni di volte e secondo me qua gli opachi e anche i shimmer sono molto buoni per una base, quindi direi di partire con il più chiaro che è brownie, quindi prendo un pennellino che in questo caso è Luxe Soft Definer, il 227 di Jessup, di questo set bianco, e lo metto nella mia piega. Come sempre guarderò qua perché ho il mio specchietto di fiducia e direi di iniziare. Ok, quindi passiamo alla regina di questo video, che in realtà sarebbe la palettina di Pat McGrath. Quindi vorrei scurire anche se diciamo all'esterno dell'occhio non vanno i shimmer, però facciamo finta che sia un look da sera e prendo questo marrone molto scuro qua che dovrebbe chiamarsi Illicit, da quanto dicono. E qua sembra nero, ma è un marrone molto molto scuro. E prendo ancora un pennellino da sfumatura, questa volta più piatto, è il 231, sempre dello stesso set di Jessup. Ne prendo poco. Lui è super super pigmentato. E lo metto all'esterno dell'occhio. Come se fosse una leggera codina di eyeliner, ma molto sfumata. Ok,
Ok, allora, prima impressione, pigmentazione top, però ovviamente quando lo sfumate non sembra che sia shimmer. Non dà questa impressione di super shimmer, anche se vi assicuro che i shimmer ci sono. Comunque io credo che le potenzialità li abbiano quelli più chiari, quindi l'oro, il verde e questo anche lampone che mi sembra molto molto bello, che dipende dalla luce. Qua lo vedete lampone, se lo metto così vi assicuro che è un ramato, quindi diciamo è duochrome. Vado a fare l'altro occhio. Ok, mentre adesso mischio leggermente sempre lo stesso colore con questo qua, leggero leggero, e lo vado a mettere sotto. Ah, ovviamente non ho base, non ho nulla, perché ovviamente no, non mi andava, poi alla fine metterò giusto un tocco di blush. Ok, direi che come base sono abbastanza soddisfatta. Voglio tenermi sul naturale perché voglio vedere come si comportano questi shimmer. Quindi prendo un pennellino piatto a lingua di gatto e vado ovviamente con il verde. Guardate che bello. E lo metto su tutta la mia palpebra. Wow, che bello! Lo applico solo all'incirca fino a metà dell'occhio perché voglio provare anche l'oro successivamente. È molto 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 scrivente e pigmentato. Ma è bellissimo, eh? Poi ovviamente alla fine vi lascerò una foto del look così potrete vederlo ancora meglio. E poi sempre con lo stesso pennellino prendo un po' di questo oro. Cavolo, quanto ne ho preso. E cerco di sfumarlo con il verde e lo applico anche nella parte in che avevo lasciato, diciamo, vuota di colore. Ok. Poi riprendo lo stesso pennello di prima per intensificare quello che lo shimmer ha coperto, quindi la codina che vi ho fatto vedere all'inizio. Vedete solo dalla parte, diciamo, finale dell'occhio, non vado fino a metà occhio.
adesso prendo un mascara, non piego le ciglia perché voglio testare questo mascara che ovviamente come potete vedere è lo Sky High di Maybelline, ovviamente la tonalità nera, ha lo scovolino super flessibile, super super flessibile, guardate qua, e dovrebbe promettere un effetto super ventaglio, quindi sapete il rapporto con le mie ciglia, quindi testiamolo insieme. Allora, questa è una passata, forse non si vede molto la differenza, ma vi assicuro che c'è, quindi per ora le mie ciglia approvano. Passo all'altro occhio e poi faccio la seconda passata. Cioè, ragazzi, non so se potete vedere qualcosa, forse dalla foto dopo si vedrà meglio, ma l'effetto è molto 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 bello. Cioè, io con pochi mascara mi sono trovata così, poi ovviamente lo testerò e vedrò quanto dura l'effetto, eccetera, ma credo che anche lo scovolino, che è molto flessibile, vi aiuta a non sporcarvi durante l'applicazione. Poi, penultimo passaggio, prendo il blush di Clio, l'unico che ho, Sand Rose, vedete sempre questo più terracotta, dal video forse sembra malva, sembra un po' più rosato, ma dal vivo è un po' più spento. Prendo un pennellino da blush. Ne metto poco perché sono super super pigmentati. E sfumo molto bene. Lo metto anche un po' sul naso per dare l'effetto baciato dal sole. Non so perché in camera fa sembrare tutto molto più colorato, diciamo. Sembra che qua abbia una striscia enorme, ma in realtà vi assicuro che è molto ben sfumato. Ci sarà qualcosa con la luminosità, sicuro. Ok, lo metto anche nella parte alta perché non avendo appunto illuminanti, non avendo base, voglio dare un po' più. Sembro Heidi in questo momento, ma non è così, ve lo assicuro. L'ultimo passaggio è il rossetto. E io, ragazzi, non lo so, rimango fedele a Clio perché è uno dei brand con cui mi trovo meglio. E ho deciso di applicare questo Creamy Love, che lo utilizzo tantissimo per l'estate. È questo lampone abbastanza freddo però, che si chiama Mama Notte. Ok, questo è un look
che mi piace molto. Vi assicuro che non l'avevo programmato e mi ricorda un po' Cleopatra, quindi quei trucchi egiziani. Mi piace, cioè mi piace perché di solito se vado molto con gli occhi non vado con le labbra e viceversa. Però è un'accoppiata che mi piace. Quindi vi ricordo di seguire innanzitutto il canale di Paola e fateci sapere se preferite, diciamo, chi preferite tra le due. Fateci sapere nei commenti se quale palette delle due preferite, quindi questa dai toni caldi o la sua dai toni freddi. E quindi io vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!